Bella ragazzi, e finalmente bentornati qui sul mio canale. Sto ancora senza voce dopo il Romix e ne approfitto anche per scusarmi per questa mia mini assenza di pochi giorni dovuta proprio alla fiera, cioè non sono mai riuscito a organizzarmi per montare questo video che sarebbe dovuto uscire qualche giorno fa, quindi lo faccio uscire oggi. Domani vi ricordo ci sarà l'after movie di questa bellissima esperienza che è stata il Romix e niente, vi lascio al video. Bella ragazzi e bentornati in questo nuovo anno, perché siamo nel 2000 di... non ancora, non ancora, non ancora, non ancora, ho detto una cazzata. Però siamo quasi nel 2018 perché appunto in questo nuovo episodio della carriera, il numero 34, andremo a farci il mese di gennaio, non tutto, perché ci sono tante trattative da fare e tante partite da giocare. La prima la vedete già in grafica perché è contro l'Arsenal e quindi ci potremo rifare, speriamo, dopo la sconfitta per 2-1 all'Emirates. E soprattutto dobbiamo fare un mercato importante. Perché? Perché come vedete da qualche grafica che sicuramente vi avrò messo qui, il sondaggio che ho fatto nelle schede, che vi lascio sempre qui in alto, insomma, in alto a destra, in alto a sinistra, dove, in alto a destra, dovrebbe essere, sì, questa è la destra. Diciamo che a prevalere è stata la difesa, per ovvi motivi, perché magari prendiamo troppi gol, gol troppo stupidi, ci sono troppi problemi. E quindi partiamo dalla formazione di base, che è questa. Teoricamente dovrebbe essere quella titolare. Diciamo che nel mercato estivo abbiamo sopravvalutato un giocatore che tra l'altro ci sta facendo anche da capitano, che è Dejan Lovren. Lovren ha sbagliato tantissimo e l'abbiamo preso in primis per sostituire l'infortunato Zuma. Rugani con l'arrivo di Lovren ha giocato poco, Zuma ancora meno, Hut praticamente il campo non lo vede da mesi e quindi io direi che intanto Rugani può andarsi a fare il titolare perché se lo merita. Lovren io lo metterei sul mercato. Zuma a questo punto ovviamente si potrebbe giocare il posto titolare con più possibilità. Poi Alessandro chiaramente era infortunato, ma rimettiamolo qui. A centrocampo siamo abbastanza messi bene da questo punto di vista. Anche se un rinforzo potrebbe esserci, perché ci manca quel classico centrocampista che tu lo vedi, cioè adesso la spiego un po' in termini molto poco professionali. Cioè, nel senso, ci manca quel centrocampista e dice ammazza che bestia. E ammazza che bestia, voi mi avete fatto pensare a Tolisso, che tra l'altro è praticamente prossimo ad arrivare alla Juventus e quindi ad arrivare in Italia. Perché non pensarci? Dopodiché mi avete detto che ci sono vari giocatori in scadenza, tra cui El Niño Maravilla, Alexis Sanchez. E io spero, perché l'ultima volta vi siete sbagliati clamorosamente, avete toppato, mi ero fomentato, niente. Eccolo qui, allora, 87-43 milioni e non è mai in scadenza. Non è mai in scadenza, quindi proprio non esiste che sia in scadenza, raga. Non so dove avete visto che fosse in scadenza, ma non lo è. Non possiamo fare, scusate, l'offerta perché non siamo ancora nel mese di gennaio. Quindi potenzialmente Sanchez è in scadenza. Sono un coglione, ho fatto tutto un casino della Madonna e lasciamo perdere. Dragoschi è tornato alla Fiorentina. Dragoschi è tornato alla Fiorentina al momento. Noi proviamo ad acquistarlo a titolo definitivo, però fino a questo momento lui ha rifiutato. Però ovviamente un tentativo si può fare. Quindi no, non ci stiamo capendo nulla da questo inizio di episodio, raga, perché io ero convinto che lui restasse fino a fine stagione. Soprattutto c'era scritto che avesse altri 6 mesi di contratto. Cioè, tutto molto poco chiaro, insomma. Comunque, richiesta per Sanchez, proprio non c'hanno la minima intenzione di darcelo. Contratto 2 anni e 6 mesi, quindi lui davvero non è in scadenza, anche se qui dice che non è neanche molto in forma. A questo punto però, dicevamo, intanto allora, mister, dobbiamo parlare, il capitano vuole ripartire da un'altra parte. Morgan chiede la cessione. Morgan chiede la cessione. È comunque un giocatore che non è più al centro del progetto, ma è comunque il nostro capitano. Il fatto che il nostro capitano ci venga a dire che vuole andare via, sicuramente è un colpo di scena. Stavo cercando qui qualche difensore, magari lo vediamo dopo, perché per il momento ci andiamo a giocare questo Leicester Arsenal. 2 gennaio 2018 si torna già in campo in Inghilterra, in Premier League, giochiamo contro la prima della classe e vogliamo far bella figura. Queste due squadre si sono già affrontate poche settimane fa ed era data come sfida a scudetto. In poche settimane è cambiato tutto, il Leicester ha perso qualche punto e adesso si trova addirittura al quinto posto in classifica, giusto perché la Premier League è un campionato che non ti perdona nulla. La stagione però è ancora lunga, le Foxes hanno voglia di rivincita e in generale di rivalsa per un gran girone di ritorno che inizia oggi. King Power Stadium, 20ª giornata, il Leicester di Marconi contro l'Arsenal di Wenger. Buonasera e buon divertimento. Junusovic, Mendy, Marez,
da Dembélé. C'è largo Musa con Vardy che va dentro. Dembélé lo cerca. Occhio a Hakimi che vuole inventare un contro uno con Mertesacker. Lo ha saltato Vardy! Buca o spina! Porta il Leicester in vantaggio! Il guizzo di Vardy! 12 sul cronometro! Leicester 1, Arsenal 0! Alla prima palla gol della partita, Hakimi non perdona, segna come all'andata, il gol del vantaggio che adesso può cambiare veramente tutto. E qui è stato secco nel bucare prima Mertesacker e poi ancora più secco nel bucare Ospina. Pallone forte, anche abbastanza centrale, ma non può farci nulla l'estremo difensore colombiano. È 1-0 Leicester al King Power Stadium, che è letteralmente scoppiato, esploso dopo il gol di Hakimi. Che riesce a mettere in movimento il Nani, poi dalla parte opposta ci sono i compagni, c'è Lucas che attacca centralmente e lascia Iwobi. A rimorchio a destra sta arrivando anche Debuchy, la palla è centrale per Coquelin, poi Marquinhos chiude e il Leicester con qualche fatica riesce a ripartire con Junuzovic che spinge. Poi però c'è una copertura, quindi recupera l'Arsenal con un buco a destra, c'è Nani che ci si butta dentro e calcia! Un bolide sul fondo! 1-0 per il Leicester alla fine del primo tempo, un gran primo tempo, tensione alta e anche grande agonismo. Il Leicester ha avuto il merito di sbloccare la partita e forse il demerito di non chiuderla, perché con lo United è andata più o meno così. Pallone per Bellerin, lascia Mendy fuori da Vardy, ha bucato l'Arsenal, Vardy o Ospina, arriva Musa che completamente ha lisciato il pallone. Junuzovic, Musa, sterza, palla interna per Dembélé, vuole andare Dembélé fino in fondo, poi calcia Ospina di faccia praticamente, veramente in calcio d'angolo. E allora si rinfiamma il King Power Stadium, che stava un po' a guardare in questo secondo tempo. Parte Riyad Mahrez sul primo palo per Rugani, che prolunga palo di Marquinhos, praticamente a porta vuota. E Leicester sfiora più che mai adesso il 2-0. Gira ancora per Dembélé che taglia il campo molto bene, entrare fino in fondo, Dembélé giù, calcio di rigore. Ingenuità di Gabriel e calcio di rigore per il Leicester, giallo a Gabriel. Parte Vardy che firma la doppietta e il 2-0 del Leicester. Poi va dritto ad esultare sotto i tifosi, con i tifosi e con i compagni di squadra. Leicester 2, Arsenal 0, giusto così. Per quello visto in questa ora di gioco, il Leicester ha avuto molte più palle gol dei Gunners, molta più cattiveria in questa partita. Insomma, c'era la voglia di rivincita e fino a questo momento è stata concretizzata. L'Arsenal che sarà impegnato con il Manchester United in un turno che diventa fondamentale per i Gunners, perché a questo punto è normale che lo United possa tornare in corsa e soprattutto accorciare in classifica. 89. Vuole ripartire il Leicester con le forze che non ci sono più. Vardy si è ripreso l'ennesimo pallone di questa partita. Standing ovation dovrebbe avere Vardy. Poi Musa punta, aspetta proprio Hakimi. Lo serve adesso, male anche lui. Pallone che assomiglia a quello di prima di Pellegrini. Poi ancora Musa che interviene. Grande Ahmed. E allora adesso ovviamente vuole tenere lì il pallone. Serve poi Junuzovic a rigore. Affonda Junuzovic, mette dentro Vardy. Vardy, tripletta De Hakimi che si porta il pallone a casa. Vardy 3, Arsenal 0. Tutti a casa, tutti a casa, e tre punti pesantissimi per il Leicester contro la prima della classe. Chapeau a questa squadra. Game over. Non era sicuramente la partita che ci aspettavamo, ma quella che speravamo sì. Leicester 3, Arsenal 0. Marconi può esultare perché ha battuto Wenger, che sta diventando ovviamente il suo rivale in Inghilterra, sicuramente uno degli allenatori che ha affrontato di più. Probabilmente sì, sono le due squadre che si sono affrontate di più negli ultimi due anni, perché ricordiamo i sei precedenti dell'anno scorso, più diventano due già quest'anno e siamo a metà stagione. Non so se avremo la possibilità di rincontrarli in qualche competizione, ma intanto ci godiamo Jamie Vardy col pallone sotto al braccio, se l'è portata a casa strameritatamente, e se non vado errato diventano 10 i gol in Premier League per un Vardy che stasera era caldissimo, ma lo è stato in tutta la stagione fino a questo momento. L'Arsenal ha calciato 3 volte, ma in porta, quindi Ziller così tranquillissimo proprio, non si è neanche sporcato i guanti. Il City ha pareggiato, adesso andiamo a vedere la classifica. Nonostante la sconfitta, l'Arsenal resta primo, perché ovviamente era tantissimo il margine di vantaggio su Leicester e United, ma il Leicester, così come lo United, hanno la possibilità di aumentare i punti in classifica, diminuire lo svantaggio che adesso è solo di, scusate,
è solo di 5 punti. Tutto pronto, Bolton, Leicester battono loro e si comincia. Noi praticamente giochiamo con la primavera, ve lo dico tranquillamente, perché in porta c'è un debuttante, Iversen, vista l'assenza di Ragoschi, e Ziller che deve riposare. Per il resto, veramente una formazione che è cambiata per 11 undicesimi rispetto a quella che è scesa in campo contro l'Arsenal. Simpson lascia lì il pallone, Moxey verticale, il pallone filtra per una mini, attenzione, Iversen con un miracolo e poi in due tempi blocca il portiere debuttante dell'Leicester, si rende già protagonista, ma l'Leicester in campo non c'è. E allora Davis per Pratley, finta e controfinta, poi la conclusione ancora Iversen, signori. Tocco di Wilkinson, parte Spiring, Iversen, terza parata fondamentale di Iversen. Sarebbe però il caso di cominciare a giocare, che dite? Moxey, palla centrale per Wilson, poi Pratley mette in porta Medin, defilato, calcia, e il Bolton in vantaggio. Gran gol dopo una grande azione, un vantaggio che comunque era nell'aria per quanto riguarda il Bolton. Il Leicester che non è né carne né pesce in questa partita. E evidentemente ho dato troppa fiducia ai sostituti, che non giocando mai insieme, è chiaro, tu vieni dalla partita contro l'Arsenal, cambi tutti e 11 insieme, può esserci un rischio. Iversen poi da ogni colpa, nel senso, ha fatto il massimo fino adesso, come avete visto anche dagli highlights. Bisogna riprenderla e tranquillamente possiamo farlo, anche perché siamo la detentrice di questa competizione, vi ricordo. Mendy interviene, poi Pellegrini, col Brighton per Mendy, va in porta Niang, Mendy lo serve subito, Niang! E risponde Amos, il primo tiro in porta dell'Leicester dopo un'ora. Leicester che sarà impegnato anche nella Capital One Cup il 9 gennaio contro la Middlesbrough. Intanto palla dentro, Chiloup, carambola, De Rick. Poi la conclusione, 2-0. 2-0 del Bolton. E qui esultanze pazzesche, perché ovviamente si tratta di una squadra clamorosamente inferiore a noi che ci sta battendo per 2-0. A questo punto della partita eravamo così anche contro il Newcastle, però in campo c'erano giocatori che la partita potevano cambiare. Qui sì. Praticamente Niang, Vardy, Villalba, anche lo stesso Mendy, insomma tutti quelli che sono entrati. Però non mi sembra un Leicester in grado di cambiare questa partita. Proviamoci comunque. Villalba per Vardy che può spingere, arriva anche in zona tiro, aspetta Niang, lo vorrebbe servire. Niang va dentro, Vardy cerca spazio per liberare il destro. Ottimo movimento di Niang, è servito male però. Da Mendy. Dentro c'è Niang, largo c'è Villalba, visto, è servito. Villalba in rigore, incrocia, l'ha presa Amos. Ma qui se l'è divorato Villalba che non è riuscito a chiudere il destro. Ha calciato praticamente centrale e quindi può ripartire. Si apre il contropiede per il Bolton. Corre Wilson che ovviamente non ha fretta, va a mettere il cross. Sbaglia tutto. La palla sta uscendo dalla parte opposta. Si impegna e la tiene Clayton. Poi mette dentro Zuma. Sarebbe stato fondamentale riaprirla lì. La conclusione Iversen. Poi altro cross. Fuori gioco. Maledizione. Villalba ha avuto una palla gol clamorosa, ragazzi. Sarebbe cambiato tutto. Perché io conosco il Leicester e perché ovviamente un quarto d'ora era fattibilissimo. Intanto grandissima palla di Pellegrini ancora per Villalba che può spingere. Punta l'aria, al centro Niang. Villalba prende il fondo, arriva anche Vardy. Palla messa in mezzo! E Vardy non trova la porta. Che possiamo farcela. E teoricamente dobbiamo farcela contro questo avversario, ma il calcio è strano, Beppe. Corre Pellegrini per Vardy, arriva anche Mendy a sostegno, eccolo Mendy da Pellegrini, poi Niang! 2-1! È restato fermo Amos che non l'ha neanche vista, la riapre il Leicester e adesso 8 minuti e mezzo, abbiamo voluto questo gol il prima possibile, lo abbiamo trovato, un'azione peraltro meravigliosa e poi la conclusione è proprio ciao, ci si vede, 1-2 e adesso 8 minuti per il Leicester. Interviene Pellegrini, c'è Villalba, lo scatto di Vardy, quello di Capucca, qui soprattutto quello di Capucca, che palla di Villalba, aggancia Capucca, si accentra, deve calciare, Capucca chiuso, poi arriva Villalba rimorchio, la deve mettere dentro, così fa, si salva il Bolton, clamoroso, clamoroso, adesso Marconi sembra quasi rassegnato. Perché lei sarà anche sfortunato. Poi Mendy deve tenere botta. Mendy non la tiene botta. Allora riparte il Bolton.
Morto che cammina. Moxey spinge, ha saltato Zuma. Ovviamente vuole la bandierina. Poi mette il cross, esce Iversen. Sua, 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 via il contropiede. Via l'ultimo contropiede. Palla dentro per Vardy, il tempo c'è. C'è Villalba a destra con la palla. Non ci credono! Così no! Così no! Questa è una ladrata! Questa è una ladrata! Villalba solo, non fischi mai una cosa del genere! Tu arbitro, non fischi mai una cosa del genere! FIFA 17 de sto cazzo, realistico, fanno i lineamenti del capello e poi regolamento non lo sanno. Queste cose mi fanno sballare, mi fanno sballare. Vabbè, comunque è colpa nostra perché ovviamente non potevamo arrivare nel finale in una condizione del genere. Per colpa nostra, quindi troppo turnover per l'aver sottovalutato questo avversario, usciamo e quindi il Bolton compie l'impresa e ci elimina a questo punto, visto che abbiamo vinto l'FA Cup l'anno scorso. E siamo usciti per una situazione simile in Capital One Cup. Proviamo a fare l'opposto e quindi andare il più avanti possibile in Capital One Cup. La sfida che chiude l'episodio, ma che può aprire un ciclo che sta a rappresentare un nuovo obiettivo stagionale possibile. Usciti dall'FA Cup, gli uomini di Marconi hanno voglia di buttare gli occhi su un'altra competizione molto allettante, una competizione in cui abbiamo deluso, scusate, lo scorso anno e in cui vogliamo rifarci. È tornato anche Martin Odegaard, anche lui vuole rifarsi dopo una piccola parentesi a Leicester, piccola parentesi lontano da Leicester, dopo quella che era stata la sua parentesi iniziale a Leicester, agrodolce, viste diciamo più agro che dolce per certi versi, vecchia conoscenza del calcio italiano. Mette dentro il pallone, Bellerin di testa, poi Odegaard a raccogliere al limite, ma consegna il pallone subito a un avversario, si è già suicidato, manco arrivato. Lascia Mahrez, ora Odegaard centralmente, zona tiro, calcia Victor Valdés in calcio d'angolo. Misa vuole tagliare il campo, si appoggia a Mendy con Odegaard che è andato profondo, poi Mendy la tiene, cerca il lancio per Tielemans che is not bad, e allora Tielemans arriva sul pallone, poi gran sombrero di Tielemans in rigore, conclude Valdés a negargli quello che sarebbe stato un grandissimo gol. Ramirez cerca lo spazio per andare al cross, mette dentro e Adama interviene con il colpo di testa ma non trova la porta. Darwin intanto si accentra, poi Rugani ha strappato il pallone dall'avversario ma l'ha riconsegnata da Stombalunga, dentro da Darwin, Ziller, e poi arriva il vantaggio clamoroso con un rimpallo, ha segnato il numero 21 che dovrebbe essere Gastón Ramírez, così è. Alexandro stava tentando di allontanare il pallone, e vediamo da replay che ci spiega meglio le cose. Conclusione, eccola qui, Ziller, Alexandro addosso, no, neanche l'ha presa Alexandro, stava provando ad allontanare, è stato anticipato da Gaston. Musa, Sandro per Vardy, c'è ancora Sandro che fa movimento ottimo fino in fondo, ridà il pallone a Vardy, che spettacolo dell'Eister che l'ha già rimessa in parità, sempre con lui l'uomo che non può non segnare quando gioca, Jamie Vardy col 9 sulle spalle. Bellerin leggermente fuori tempo, vista anche la sua condizione precaria. Gaston la mette, poi la palla resta lì, Ziller! Attenzione che arriva Gastón Ramírez, contro cross, Bellerin, poi la palla resta in zona. Vardy, Niang, sposta il pallone e va. Niang è partito, si appoggia Junuzovic con Vardy largo, servito, Jamie! Fuori gioco. Aveva segnato la doppietta il 2-1, fuori gioco. Gran peccato. Allora l'ultima azione che vuole avere il Leicester con Villalba largo, che Vardy se ne è accorto, la gira a meraviglia per Villalba che può spingere, entra in area Villalba in porta e 2-1 per il Leicester che addirittura la vince, 2-1, come on Foxes, remontata da 1-0 per il Middlesbrough, l'abbiamo ribaltata e ci bastava anche l'1-1, ma così è meglio ancora. Seconda vittoria su 3 in questo episodio, nonostante la sconfitta in FA Cup, ma questa vittoria deve darci un segnale importante perché è vero che ti bastava il pareggio se poi pareggi anche al ritorno, ma è anche vero che dopo una sconfitta del genere imbarazzante, perché contro il Bolton può essere anche imbarazzante, non c'è medicina migliore che vincere, soprattutto in questo modo, contro un avversario che comunque non ti regalava nulla. Ma
comunque io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un like. Altrimenti fatevi i cazzi vostri. Se non lo siete già, iscrivetevi al canale, lasciate un commentino qui sotto. Ma comunque per il momento è tutto. Io vi mando un bacione e bella, ragazzi.